c'era un reparto che si chiamava Cremlino, perché quelle che davano più fastidio. E allora ci avevano radunati tutti in quel reparto lì. Era un reparto, non so spiegare com'era, bruttissimo, basso. E lì c'erano tutti i torni. C'erano coppie attaccate ogni torno, cioè saranno state 5-6, ma in un posto era stretto proprio. Noi che tramavamo la produzione dell'irrigazione, dei tubi grandi, di diverse qualità, e lavoravamo con dei mucchi di tornitura che erano più alti di noi per tutta la settimana, perché li tornivano, la lasciavano lì, era un reparto proprio da... Non so, dalle galere più terribili che ci possano essere. Era un reparto che lo chiamavano il Cremlino, perché mettevano tutte persone che la pensavano dalla sinistra. Erano tutte lì. Quelle della commissione interna. Commissione interna della CGIL era lì. Chi sapeva della strage che veniva perpetrata qua a Casale non interveniva sufficientemente, erano a nostro modo di vedere, interventi molto, molto limitativi. Sì, ce n'era un medico di fabbrica. Era un medico di fabbrica mandato dal padrone. Che diceva? Diceva che andava tutto bene. Insomma, non c'era niente che andava male. Andava tutto bene. Pochissima informazione, nacque nel 1976 o 77, non ricordo bene l'anno, un servizio di igiene e prevenzione dell'azienda, si chiamava SIL. Ricordo con sarcasmo che questo bollettino finiva con una raccomandazione, quindi in ultima pagina finiva con una raccomandazione dove richiamava i lavoratori a non fumare perché il fumo era nocivo alla salute, quindi questo la dice lunga su quelli che erano i sistemi informativi dell'azienda. In particolare io in quegli anni mi occupai esclusivamente dell'ambiente, ero un po' alla testa di questa commissione ambiente che si confrontava con questo SIL. Era un confronto con sordi. I capi superiori si sa, già fanno gli interessi della ditta, non certo i nostri. Si ottennero in generale e anche la ETRI delle prime rilevazioni fatte in un modo più scientifico, utilizzando quelle università di Pavia, eccetera, dei primi dati ambientali anche preoccupanti, i primi sistemi di aspirazione con filtro per contenere la polverosità all'interno della fabbrica, contenerla, bloccarla in qualche modo ed evitando per le prime volte che fuoriuscisse, come era sempre successo prima, invadendo come aveva invaso tutta la città, tutto il territorio di Casale, di questa polvere maledetta. Sin dalla fine degli anni 70 l'azienda avviò di concerto con l'INAIL, quindi con l'ente assicuratore, un'operazione di vernissage, definiamola così, che tendente a disconoscere il nesso di causalità fra le morti, le malattie e le condizioni di lavoro all'interno dell'azienda. Noi presentammo 800 denunce di malattie professionali negli anni che vanno dall'80 all'86, 800 denunce, sono tante, e presentammo centinaia di cause affinché questi lavoratori avessero il riconoscimento di un disposto di questa legge, che è l'articolo 141 della legge 1124, la cosiddetta rendita di passaggio, che è un beneficio che viene dato ai lavoratori quando abbandonano una lavorazione nociva per ragioni profilattiche. La magistratura dispose una perizia medica, che va ricordata, guidata questa perizia dal professor Michele Salvini dell'Università di Pavia, e ricordo l'atteggiamento del professor Salvini quando arrivò in stabilimento e vide questa situazione, con tutto questo codazzo del servizio di igiene del lavoro della Etranet, con questo pennellino in mano e con questa bustina in mano, dove si recò a fare questo prelievo dei campioni. Si avvicinò ad una scatola di comandi a circa 1,5 metro di altezza,
La Ethernet non aveva previsto questo, aveva lucidato i pavimenti, aveva lucidato le macchine, aveva cambiato le tute del lavoratore e lui con questo pennellino andò a prelevare due dita di polvere. Noi a Casale continuiamo a chiamarla polvere, ma erano due dita di fibre d'amianto che erano depositate sopra questa scatola di comandi elettrici e le versò semplicemente in questa bustina. E quindi continuò con questa strategia, facendo dei prelievi ad altezza d'uomo, e quindi dimostrò che all'interno della Ethernet non c'erano zone franche, c'erano concentrazioni d'amianto che erano paurose, cioè ribadì poi la perizia Salvini in maniera più complessa, che c'era una tale soglia di pericolosità, cosiddetta, definita morbigena, che veramente ledeva la salute di tutti i lavoratori. Ne ricordo uno in particolare, un nostro compagno di lavoro che accettò di venire a deporre davanti ai magistrati, era un compagno quasi in uno stato terminale, quindi stava in piedi con l'ossigeno e via dicendo. E quando lo contattai per dire se era disponibile a darci una mano, erano ancora anni difficili dove queste disponibilità non erano molto evidenti. L'azienda era ancora la grande Fiat per noi, era la grande azienda che dava lavoro a centinaia di dipendenti. E lui disse: no, io devo venire a tutti i costi, e lo portarono in barella. De Michelis rese testimonianza ai giudici, quindi anche una testimonianza visiva sul suo stato di salute, e ci lasciò purtroppo dopo 6 giorni di agonia. Morì come muoiono tutti coloro che sono affetti da questa malattia, soffocato. Certamente l'Ethernet era una realtà estremamente importante per molti anni, fino agli anni 70, metà degli anni 70, era l'industria più grande del Casalese e anche una delle più grandi della provincia, toccando, andando indietro negli anni, circa i 2.000 dipendenti circa. E questo pesava nei rapporti di forza, pesava nei rapporti con l'opinione pubblica, nei rapporti con le istituzioni, per decenni, fino ai primi anni 70 sostanzialmente, e non c'erano dei controlli da parte degli enti e istituzioni preposte, grazie a quel sistema culturale di potere dove la voce che veniva dalla fabbrica, dal sindacato, non era considerata. Era considerato normale che un lavoratore si ammalasse e anche morisse. In fin dei conti era un operaio che lavorava, cose che succedono. Ecco, di fronte alle diatribe che man mano si affioravano e si acuivano tra chi diceva che l'amianto era cancerogeno e faceva morire e chi diceva di no, per molti anni la bilancia pendeva sempre a favore del datore di lavoro, che si presentava meglio, che aveva degli esperti, dei grandi esperti, dei soloni, che li faceva parlare, li faceva andare sui giornali, li faceva fare i convegni e convincevano, fra virgolette. Venivano diversi dottori a parlare in stabilimento, sono venuti in diverse a parlare della nocività nelle assemblee organizzate dal sindacato, non che ce le mandavano i padroni, diciamo, a spiegarci l'ambiente, guai. Sì, quando venivano si scopriva sempre qualche cosa che, insomma, si aveva sempre più paura da una volta all'altra. Quando ci avevano spiegato che chi soffriva di polvere, così, di respirazione, era le labbra un po' viola e le unghie che si allargavano un po'. Allora, come quel dottore che ha spiegato così, senza accorgere, ci siamo guardati tutti in faccia a vedersi uno con gli altri gli occhi e le unghie, perché, insomma, cose elementari però che si facevano un po' rabbrividire.